Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jay Smash e benvenuti nel secondo episodio di The Binding of Undertale Afterbirth. Ok, nell'episodio precedente abbiamo usato Frisky ed oggi useremo Asgore con Soul Vessel. Vediamo cosa avrà di particolare. Intanto il seed. Allora, FHYDAVB3. Ok, se volete giocarci. Abbiamo spariamo fuoco, quindi Firemind, suppongo. E abbiamo una cosa come spacebar item che non so cosa sia. Attenzione. Abbiamo 4 cuori, molto buono. Un soul art che ci potrà servire molto, sì. E Firemind, quindi dobbiamo anche stare attenti per le eventuali esplosioni di questo oggetto alquanto rischioso. La musica di Undertale, quanto è bella e melodiosa. Allora, cosa potrebbe mai essere quell'oggetto che abbiamo lì? Che si vede poco, però. Non potrebbe essere la giara delle mosche? Solo che, essendo che ho ucciso già un po' di persone, non mi sembra che abbia fatto effetto. Ecco qua le prime due esplosioni di Firemind, un oggetto un po' pericoloso. Però se usato bene può tornarci molto utile, anche per trovare Secret Room, anche se bisogna avere fortuna nel trovarlo in questo modo. Questo cos'è, l'Ooze? Non mi ricordo mai cosa fa. Se proviamo a droppare così possiamo rileggere che cosa fa. Era tipo Itchy Tasty, non lo so. Forse spawna ragni? Non mi ricordo. Boh, io lo tengo. Ah sì, spawna ragni. Ed è sistemato. Ok. Oh, attenzione a queste esplosioni che possono procurare tanto danno. Esplodi. Wow. Such esplosione. Non siamo ancora stati nell'item room. È un po' lento questo personaggio, come possiamo vedere. Non ha degli oggetti OP come Frisk. Però non possiamo lamentarci. Qua usiamo una bomba. Ah. Accidenti. Vabbè, abbiamo recuperato il Soul Art. Cioè, abbiamo recuperato il mezzo Soul Art. Ero un attimo lì bloccato, non potevo fare più di tanto. Intanto qua ci sono delle mosche che sistemiamo subito. E boom. Cosa otteniamo? Ah, è vero, Curse of the Blind. Beh, possiamo lo stesso prendere. Technology 2. Ci ha ridotto tantissimo il danno. Allora, cosa fa Technology 2? Ci riduce di tanto il danno. E spariamo, oltre alle nostre lacrime normali, anche un raggio laser. Che sembra forte, però non lo è affatto. Cioè, sì, wow, possiamo distruggere immediatamente le cacche. E basta. Vabbè, primo boss, Widow. Guardate come si abbassa lentamente la sua vita. No, in verità neanche tanto. Okidoki. Ah, questo video uscirà di sabato e domenica ci sarà il secondo video riguardo The Binding of Undertale. O forse anche... E poi forse un terzo, non lo so, dipende. Magic 8 Ball, Shot Speed Up. Emperor. Questo. Usiamo allora Horrid Moon, che ci dà due chiavi. Buono. Non vorrei entrare nella Curse Room, non c'ho voglia di perdere due cuori. Minimo due cuori, che poi dentro ci potrebbe essere qualche mob pericoloso. Ah, ok, ho capito cosa fa allora. L'oggetto è la giara di Isaac normale. In pratica puoi tenere fino a 4 cuori rossi, che poi usando lo spazio li puoi buttare fuori dalla giara e usarli. Vediamo se... No, nessuna esplosione. Sfortunatamente esploditi. Vabbè, ok, ho capito, devo usare una bomba. Vediamo se riesco a fare una provata del genere. Sì, ma puzzola. Allora, non so cos'è, però
In questo gioco riesco a trovare tantissimi oggetti buoni. Questo cos'è? Charm Tears. Con questo funziona molto bene. Molto, molto. Non ho bombe. Ok, Two of Spades. E ci teniamo Emperor. Se va bene, farei Ashe, che non abbiamo ancora. Oh, possiamo tornare indietro. Che non hanno ancora. Cioè, non ho ancora visto. Sono curioso. E comunque sono troppo fashion nelle nostre lacrime ora. E lo shop non vale la pena. Prendiamo questo cuore. Allora, questo qui è l'oggetto che abbiamo in questo momento. È molto. Cioè, è abbastanza inutile. Però se abbiamo un po' di fortuna. Intanto cosa. Ragno, fortuna. Fortuna, sì. Pin. Ok, è un boss facile. Se abbiamo un po' di fortuna possiamo anche. Sostituire questo oggetto. O se abbiamo un po' di fortuna possiamo utilizzare in momenti opportuni la giara. Krampus. Ciao Krampus. Ah! Ho notato solo adesso che hanno cambiato il suono del Brimstone. Con il Gaster Blaster. Il suono del Gaster Blaster. Ah! Malvagia persona. Lamp of. Questo è molto buono con Technology. Intanto però dobbiamo stare attenti alla nostra salute. Abbiamo tre cuori. Abbiamo tre cuori e un solar, mezzo solart. Ok, monetina. Cisti, cisti, la monetina. Okidoki, vediamo. Oh. Quanto abbiamo danno abbiamo? Abbiamo un danno non eccelso. Diciamo così, non abbiamo un danno non eccelso e dovremmo migliorare. Però il laser fa tanta roba. E però avrei bisogno di alcune bombe. Sarebbe molto buono avere delle bombe in questo momento. Non so schivare questa livello. Perdonatemi. Ok, uno è morto. Siamo il più lontano possibile per infliggere più danno. E ora se subiamo danno avremo la possibilità di un deal with the devil minore. E quindi dobbiamo stare un po' attenti. Una bomba. Andiamo subito? Facciamo prima un giro. Lo so che potrebbe essere un po' rischioso. Se lo guardiamo dal punto di vista della salute. Che ora un qualsiasi colpo ci può portare al perdere questa possibilità del deal with the devil o di deal with the angel. Che sarei curioso di vedere. Tractor Beam. Abbastanza. Cioè, no, ci sta perché ci dà un po' di range, un bel po' di range, shot speed e tears up. Che ci rendono leggermente. Come ho fatto a skill. Oh mio dio, queste sì che sono skill. Death skill, bro. Ok, non è di qua. Dov'è allora? Comunque, come vedete, Tractor Beam mi sposta immediatamente la lacrima dove guardo. In pratica, se tipo sparo una lacrima di qua, poi se tipo guardo l'altra parte si ritrova nell'esatto punto in cui era prima, solo che in una direzione diversa. È un oggetto figo. Però ad esempio non possiamo più attaccare in laterale, questa è una cosa un po' negativa. E oh, meno male. Ok, questi si sistemano facilmente. Dov'è l'item room? Ma l'abbiamo già vista l'item room! Non me ne ero accorto. Ok, va bene. Ah sì, abbiamo preso Tractor Beam. Possiamo dire che siamo un Asgore alquanto tecnologico. Con Tractor Beam e tutto. Ok, The Stain. Rimaniamo qui. Abbiamo già visto che questa tecnica è molto efficace. Nascondiamoci qui, non voglio subire danno perché non abbiamo ancora subito danno e potremmo andare in una Deal with the Devil o The Angel.
Oh, di With the Angel. Non abbiamo più protezioni. Però non ci arriva, quindi. Ok, sistemato a dovere. Niente, sfortunatamente. Però abbiamo una scatola che ci dà. Questo forse è migliore. Degas. Allora, facciamo così. Usiamolo ora. 48 hour energy, che non ci fa niente, peccato. The Emperor, e questo qui lo possiamo tenere. Lo teniamo per lo shop. O forse no, vabbè, YOLO. Amen. Ok, Curse of the Unknown. Di nuovo, abbiamo lo stay. Ancora 3 cuori più un soul art. Ok, ci stiamo impiegando poco. È un po' lento questo personaggio perché non ha niente di eccelso che lo rende un personaggio OP come Frisk. Però è buono lo stesso. Face reward, un oggetto, possiamo dire, niente di particolare. Spara ogni cos'era? Spara ogni 8 secondi una nostra lacrima senza brimstone o cose del genere, sfortunatamente. Però ci accontentiamo. Andiamo di qua. Sarebbe molto figo avere in questo momento delle Spectral Tears. Money equals power. Aspettate un attimo, ragazzi, taglio un attimo questa parte perché mi stanno chiamando. Eccomi qua, il taglio è stato fatto ed oggi siamo tornati. Oggi addirittura. Ok, comunque, siamo tornati con Money Equals Power. Cosa fa? Più soldi abbiamo, più danno facciamo. Ed è un oggetto molto, molto sexy. Anche se in questo momento non abbiamo molti soldi, potremmo avere molti soldi. E questa è la figata. Ok, allora, eravamo rimasti con 3 cuori, quindi è tutto a posto. Possiamo andare nello shop senza usare le chiavi. E abbiamo Grid. Ed è anche in un'arena alquanto fastidiosa. Vediamo se riesco a fare una cosa. No. Attenzione, non voglio subire danno. Grid credo che sia tra tutte le i peccati capitali la peggiore. Oh, però ci ha dato soldi. Guardate come aumenta il nostro danno. Siamo a 4 di danno. Siamo un po' più del danno iniziale che ha un personaggio normale. Cioè, un personaggio a seconda della danno che infligge Isaac. Questo qui sarà. Aiuto. Non dirmi che era un challenge. Abbiamo perso un cuore intero. Peccato. Vediamo qua se c'è qualcosa di buono. Accidenti. Ok, quindi un qualsiasi danno e perdiamo il nostro 33% di un deal with the devil o deal with the angel. Siamo già stati nella item room, sì. Allora io andrei immediatamente a fare la boss fight. Sì. Contro the Forsaken. Non è il mio migliore amico, possiamo dire. Gira di qua, ok. Però non è, me lo ricordavo piuttosto. Ehi, ciao. Ciao Toby. Ma che carino. Intanto grazie per Holy Light e ti esplodo. Addio. Attenzione per questi attacchi. Che questo è abbastanza cattivo. Che carino Toby. Peccato che l'ho ucciso, però vabbè. L'ho esploso. Accidenti.
Vabbè, non è un problema. Tanto abbiamo finito la stanza, quindi. Forse è anche una cosa positiva di essere stati, essere colpiti. Oh mio Dio, cioè, ero quasi stato, quasi venivo beccato. Ok, non mi, questo non mi è, beccava. E abbiamo preso la prima parte della chiave. Yay! Qua cuori non ci sono, allora usiamo questo e finalmente ci torna utile. Buono, abbiamo ora una probabilità di una curse, cioè Curse of the Ma che cavolo, ogni volta, cioè sto Asgore è maledetto. Cioè, abbiamo solo. Per il momento abbiamo ottenuto sempre delle maledizioni. Che ci daranno anche fastidio. Allora, questo qui vediamo se lo riusciamo a spingere. Ok, sistemati questi. E ora. This is Sparta. No, non ha funzionato. Azzidendi. Qua c'è una secret room? No. Oh mio Dio! Curse of the Maze mi stava quasi per uccidere. Justice, usiamo ora. Ok, un po' più di danno. Un po' poco danno, ma è pur sempre qualcosa. Allora, niente di che. Oh, il fantasmino, formaggina. Dove sei? Oh mio Dio, io. Posso dire che questo. Credo che sia uno dei mob più noiosi, più lunghi da uccidere. Qua non c'è niente. Che stanza è? Comunque è incredibile che non abbiamo ancora subito danno senza avere nemmeno, possiamo dire, un cuore armatura. Però, ne vale la pena? Vediamo. Sì, vale la pena decisamente. Non accidenti, questi piccoli esseri cattivi. Ah, 7%. Non fa. Oh, e ora mi. Oltre il danno anche la beffa. E ora mi dà un Soul Art. Grazie, gioco. Sei veramente simpatico. Comunque. Allora, questi qui. Easy. Easy peasy. Lemon squeezy. Vediamo qua. Che cosa c'è? Questo potrebbe. No, in verità non è che serva molto, eh. Oh, accidenti ragni, ragni con questi, con i loro pattern imprevedibili. Ok. Non vogliamo niente da qui, niente. Vabbè, forse il piercing shot potrebbe tornarci utile, però avrei preferito delle spectral tears. Però vediamo qua. Ok. Di solito qua c'è sempre qualcosa di bello, vero? Lo sapevo! Cricket Head! 7 di danno, bellissimo. E intanto Ansus. Ansus. Ansus-sama. Non ha senso. Però vabbè. Andiamo di qua perché sono andato di qua. Se non era il punto giusto. Ah! Ok. Con Cricket Head abbiamo un buff health down, davvero. Con Cricket's Head abbiamo davvero tanto tanto danno. Cioè, non tantissimo, però sono felice di avere. Di infliggere finalmente con il laser che fa in pratica un danno continuo, possiamo dire. Riesce anche a fare un po' più di danno con tutto con il danno continuo. Ed è una cosa molto buona. Vediamo qua. Un'altra cosa. Cos'è? Basketball. It's a bomb. Ah, ok. Forse è meglio questo, sapete? Intanto qua Crawl Space, che è un little baggy. No, cos'era? Sack of money. Sack of pennies, ok. Ci teniamo la bombona, che potrebbe tornarci utile. Andiamo di qua. Cosa c'è? Niente che susciti interesse. Questo sì, invece. Doniamo un pochino. Non troppo perché sennò ci si abbassa la vita. E non è bello. Non è bello avere poca vita. Dov'è il boss? Ah, era qui in fondo, non l'avevo visto. Forse perché lo tenevo così in modalità non vedo niente. E sconfiggiamo il boss. Gish, ok. Boss facile. Allora ora salta, vero?
Ah no, ok, la lancio. No, pensavo che fosse l'altro, quello lì, Mr. Boom. E invece no. E invece. Ok, un ultimo colpo. Sì, facciamo i goulash strisce, si dice. Ok. Prossimo livello, stavolta abbiamo un po' di soul art e quindi siamo un po' più al sicuro rispetto al livello precedente. E questo credo che sia decisamente meglio rispetto al trinket che avevamo prima, attenzione! Sì, decisamente. Questo qui cosa fa? Scambia, cioè è più, aumenta la possibilità di avere al posto di cuori rossi soul art. Attenzione. Questi qui, anche questi qui sono dei tipi loschi. Loschi ma morti. Non lo so, sapete? Io prenderei questo. Lost Contact. Funzionerà col laser? Non ho mai provato. Steam Sale, yes. Ora però non abbiamo soldi, quindi yeah, che bello. Forse l'abbiamo anche fatto male a prenderlo. Yeah, ragni. Che mi volevano. Mi stavano per beccare. Maledetti. Abbiamo ora un po' di danno in meno, però la forza di volontà è la stessa. La determinazione è la stessa. Cheat. Se sapete cosa? The Binding of Undertale. Ma perché vi faccio anche questa domanda? Se voi non sapevate il riferimento, non dovreste nemmeno vedere questa serie. Se no, spoilers! Vabbè. Intanto, qua il nostro sacco di penny ci sta dando una grande mano. Vediamo se. Boom! Siamo riusciti ad utilizzarlo in modo molto efficace. E io mi chiedo come mai. Ho i piercing shot. Mi sto chiedendo come. No, no, solo. Perché qua. Boh, non lo so, ragazzi. Non l'ho capito. Vediamo qua che cosa c'è. Niente di che. No, un po' di soldi, però. Questo ci fa piacere. Usiamo una bomba qua per vedere che cosa c'è dentro qua. C'è una chiave e un soul art. Ne è valsa la pena. Ricarichiamo. E possiamo andare. E andiamo sopra. Secondo me sopra. No. Una chiave che non posso prendere è la moneta che prendo per uno 0,04 di danno in più. Wow. Un po' di bombe. Useremo tre bombe, però mi sa che ne varrà la pena. Io sono sempre pro per le stone chest. Mi piacciono un sacco. Perché di solito trovi cose buone. Non sono cose. Cioè, sì, sono cose decenti, possiamo dire. Temperance. Ah, accidenti. È il momento meno opportuno. Usiamo una bomba. Per. Ah, solo cuori. Sono molto deluso. Sono molto deluso. Che è stato colpito? Ah, non l'avevo visto. Cioè, l'avevo visto, però non avevo visto saltare. Non l'avevo visto saltare. Monello. Vediamo se. Ah, ma anche la bomba è affetta dal tractor beam. Non lo sapevo. Piccole cose che si sanno e poi si dimenticano. Ok, due monete. Quindi 0,08 di danno in più. E vai. Yes. E tanto questi qui ormai muoiono e si sciolgono come burro. Questi qui li uccidiamo subito. E. Secret room. Nope. Accidenti. La ma. Di già. Ok. Abbiamo usato bene la nostra bomba. Non riusciamo a fare la boss rush. E stavolta facciamo di nuovo genocide. Sì. The Halo. Buono. E ora possiamo far esplodere il coso. Che ci dà uno di livello 1. Cioè un nemico di. Un boss di livello 1. Cioè l'angelo di. Uff, ce la posso fare. Un angelo di livello 1 che. Non è fortissimo. Fa questi danni. Attacchi che. Ah, però mi è riuscito ad andare addosso. Wombo combo. E vabbè. Abbiamo ora la chiave intera. Quindi possiamo anche non avere più patti con l'angelo. Beh, grazie Toby per le due parti della chiave per Mega Satana. Ovvero Omega Flowey.
Buono, buono. That's good. Ok. Ne vale la pena? Forse no. Voi comunque pensavate che io andassi a fare una pacifist, ma io sono... Cioè, Asgore ucciderà tutti i mostri. E sembra strano, perché Asgore è proprio quello che li vuole salvare. Però dettagli, dettagli. Si è stufato di questa vita misera. Oh mio Dio. Che le schivate... Ah, ovviamente, siamo in Outland, ovvero Womb, o Utero, o Scarred Womb, e quindi vuol dire che subiremo il doppio del danno. Quindi se subiamo in teoria... Cioè non subiamo più mezzo cuore, ma subiamo un cuore intero. Vediamo se... Boh, io qua uso una bomba. Oh sì. È un cuore nero. Buono, buono, buono. E boss che... The Bloat! Orribile boss. Orribile, orribile boss. Accidenti. No, 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 no. Ok. The Bloat, il peggior boss che potevamo incontrare. Speriamo di ucciderlo immediatamente. Attenzione agli occhi. Ok, fiu. Ragazzi. Oh, Templakes. Non ci frega, preferisco più Soul Art. Possiamo andare subito al prossimo livello. Accidenti, The Bloat. Non me lo sarei aspettato. Curse of the Blind. YOLO. Facciamo così. It lives. E ora rimaniamo qua a fare i camper. Quante esplosioni. Sì, ci piacciono queste esplosioni. Non credo che con questo personaggio faremo Ash. Lo faremo per la prossima volta. Con un personaggio, spero, potente. Perché questo qui non era potentissimo e abbiamo poca vita. E ovviamente Curse of the Lost come punizione per aver saltato The Womb. Boh, a caso. Ok, allora, io farei che uccidere prima i piccolini. Allora, vediamo. Allora, questo qui lo possiamo anche uccidere subito, perché tanto ce n'è un altro. Dove scappi? Oh, lag. Attenzione, dove andiamo? Preferisco comunque, rispetto a questo di The Core, come a soundtrack, preferisco Another Medium di Hotland. È bellissimo quello lì. Tinted Rock. Oh no, ossa. Perché poi sono ossa, scusa? Vabbè, sì, è vero, la morte. Ah, forse ho capito, perché con la reskin hanno anche reskinnato le ossa. Secondo me dovevano fare questo qui, tipo Papyrus. Sarebbe stato eccellente. Eccelle il proprio. Ok. Andiamo di qua. No, 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 no. Oh, abbiamo perso il nostro Soul Art. Ma vabbè, non è un problema. Giusto. Non siamo più. Vabbè, ne abbiamo tenuto un altro. E questi sono dettagli. Però, oh, qua intanto c'è il boss. Figo. Contro Metaton Neo. Morirà. A proposito, Shielded Tears molto molto utili. Poi piercing. Ah, sono stato scemo. Guardate, guardate la bestia. Ok, pretty dead. Yes. Yes, ragazzi. Con quale tempo? Solo 26 minuti. Intanto qua Charm of the Vampire. Ok, Hot Bombs, buono. Eden's Blessing. Avremo un oggetto in più il prossimo livello. Little Haunt.
Charm of the Vampire, che potrebbe tornarci molto utile, soprattutto perché non abbiamo Soul Art, abbiamo solo cuori rossi. Quello lo prendo. Potrei subito fare Omega Flowey, però voglio anche combattere contro Sans. Voglio essere onesto e combattere contro tutti i boss, anche perché si potrebbe ottenere qualche tipo oggetto OP che rende la cosa più interessante. Ok, uno fatto fuori. Oh no, Little Lord. Oh my gosh. Morto. Morto. No, Troll Bomb. Io non voglio Troll Bomb. Tanto, oh no, Curse of the Lost. Attenzione, attenzione. No, e questo cos'è? Butterscotch Cinnamon Pie. Ah, è The Yam Heart. Ah, carino. Hanno cambiato. Hanno messo il butterscotch Cinnamon Pie. Che carino. Secondo uno dei possibili oggetti che poteva avere Frisk come oggetto, secondo oggetto, secondo me. No, forse Toriel. Forse Toriel. Tra i personaggi c'è Toriel. Forse ha Butterscotch Cinnamon Pie come oggetto. Ovvero il Yam Heart. Sarebbe figo. Sì, sarebbe bellissimo. Oh, sì. Ora se ne fa. Ora me ne rendo conto. Cioè, è tipo swaghissimo questo Asgore. Con gli occhiali. Con questi occhiali da. A forma di dollaro. Cioè, ce l'ho tipo da metà partita. E me ne accorgo ora. Mamma mia, solo io. Muori. Grazie. The Hound, ciao. Muori il più presto possibile. Ecco, come ti ho detto, muori muori al più presto possibile. Questo non è un problema, è solamente un po' lungo. Ok, sì, proprio una cosa degrado proprio. Vediamo se. No, accidenti. Comunque vedo meno frequente l'effetto delle Charm Tears di quell'oggetto che avevamo preso. Shoop-da-Woop, no, grazie. Secondo me dovrebbero riskinnare Shoop-da-Woop con tipo un Guster usa e getta. Non so se. Oppure un Giga Guster. Sarebbe figo. Sarebbe una. Cioè, volevo dire non Guster, Guster Blaster. Questo qui è cattivo. Muori, Cage. Muori. Che? No, la bomba. Ah. Morto. Abbiamo poca vita, eh. Forse combattere contro Satana sarà un po' difficoltoso. E forse non è il caso di prendere questo, ma la Butterscotch Cinnamon Pie. Quindi. Muori. Torno subito. Andiamo veloce. Comunque è troppo figo. Because the money. Na na na. More, 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 more. Oh, oh no. Vabbè, questi qui muoiono subito. E poi con le nostre Shield Tears non faranno niente. Ah, ok. Cosa volevi fare? Non puoi fare niente contro di me. The Hierophant, molto buono. Hierophant, volevo dire. Pardon. My bad English. Mio brutto inglese da letto. A caso. Dove sei, Butterscotch? Oh, eccoti qua. Testi. Ok. Prendiamo questo cuore. Andiamo qui. Dark One. Due Dark One. Quindi Dark Two. Doduns. Ok. Abbastanza semplici. Du-du-du, ragni. Questi qui. Credo che sia la stanza più facile che puoi incontrare qui alla. Come si chiama? Ah, accidenti, Wombo Combo proprio. Muori, please. Grazie. Neanche voi. Ok, siamo sicuramente messi molto meglio rispetto a prima. E dove sei, boss? Dove sei? Where are you?
morto. Ecco dov'è. No, seriamente, dov'è il la boss? Il boss. No. E l'altro era lì nascosto, maledetto. Vabbè. Ancora un colpo. No. Ah, vieni qua. Esci fuori, codardo. Oh. Oppure avere come boss Onion Sun? No, sì, avere come boss Onion Sun. Forse al posto di The Bloat mettere Onion Sun. Quanto sarebbe figo. No, sì, deve esistere questa cosa. Se non sbaglio c'è una pagina Reddit di The Binding of Undertale. Sì, c'è la pagina Reddit di The Binding of Undertale. E mi sa che io scriverò questa proposta al posto di The Bloat. Intanto ciao Sans, che non mi farà niente. Oh no Sans, sei troppo forte. Ma pensate se fosse difficile come nel gioco. E invece non lo è. Però ovvio. Monetina. Andiamo a sconfiggere Omega Flowey. Quindi alla fine non facciamo nemmeno una pacifist, una genocide. Dovrete ringraziarmi perché facciamo una neutral. Tutto grazie a me e al mio cuore gentile, che ho capito i miei errori e ora mi sono fermato. Non combatterò più contro i mostri, ma risparmierò Asgore. Almeno è così che è il gioco. Cioè, nella... Spoilers! Allora... Ok, ciao Omega Flowey. Fatti sotto. Sarà un po' più difficile della volta scorsa perché non abbiamo tantissimo danno. Però abbiamo i piercing shears. Ciao. Addio. Ok, uno sistemato. E due sistemato. Poi ci sono loro. Ci sono loro che fanno queste cose. E non capisco. Ah, mi sono fatto male da solo. Recupera vita e accidenti. Ok, dov'è il cavallino? Il cavallino, dove sei tu? Io non lo so, ma dove sei tu? Però so dov'è Omega Flowey ed è qua. Oh, di già? Cioè, hanno più vite questi, possiamo dire, mini boss rispetto al boss. In generale sì, però se non mi spawni attaccato sarei più felice. Dove ho subito danno? No, ok, ho capito, dov'è? No, scappa da qui. Ho pochissima vita, aiuto, Mayday. Lo stiamo perdendo. Ok, allora. Calma e sangue freddo. Tu non sei un problema. Madonna. Meno male che ho evitato questo Brimstone. Ok, questi qui potrebbero essere... E perché è finita la musica? Ok, questo qui non è neanche tanto difficile. Perché è come l'angelo, solo che ha una reskin diversa. No, come non detto... Oh mio Dio, non posso morire. Mi sa che muoio. Per colpa di questo angelo. Ok, concentrato. Ok. Muori, ti prego. Oh, grazie. No, da dove? No, le mie bombe. Asgore, sei stupido. No, e da quando spawnava quelli? Non me lo ricordo, però. Sono veramente triste. E questa è la musica di sottofondo. Ah, peccato, ragazzi. Peccato. Non voglio fare un'altra partita con questo schifo. Asgore, fai schifo. Fai veramente schifo. Anche nel gioco non sei un granché come personaggio. E vabbè, ragazzi, prossima tappa sarà il mitico Sans. E comunque, ragazzi, per questo video è tutto. Mi dispiace di essere morto, però vabbè, life goes on. Comunque, ragazzi, per questo video è tutto. Vi chiedo di lasciare un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati. Condividete il video se pensate anche voi che Asgore sia il personaggio meno cagato in tutto Undertale. E il personaggio più sfigato. Beh, un po' sfigato lo è. Cioè, muore in
praticamente, cioè muore nella Genocide, ovviamente, nella Pacifist, scusate, nella Neutral, e nella Pacifist viene picchiato da Toriel. Quindi non è che abbia una ottima reputazione. Comunque ragazzi, per questo video è tutto e ci vediamo, ciao.